Sono a Bruxelles, sono al Parlamento europeo in Commissione Ambiente e volevo parlare della settimana europea contro i pesticidi e per i metodi alternativi in agricoltura. Si tratta di una iniziativa di un network europeo, ci sono moltissime iniziative in tutta Europa proprio per ricordare che un'agricoltura senza pesticidi è possibile. I pesticidi sono delle sostanze chimiche di sintesi che stanno creando moltissimi problemi alla salute dei cittadini, ma anche alle falde acquifere e a tutto il nostro territorio. Ci sono in atto moltissime iniziative, moltissimi studi per sostituire i pesticidi con sostanze diverse, con sostanze non nocive o con sistemi alternativi come l'agricoltura biologica che prevede praticamente la messa al bando di queste sostanze chimiche. Un futuro senza pesticidi è possibile, un futuro che migliori la qualità quindi della vita dei cittadini è possibile. Abbiamo una situazione in determinate aree del paese, d'Italia e anche del nord-est, veramente molto grave. Abbiamo un uso intensivo di pesticidi che crea preoccupazione e apprensione nei cittadini perché questi causano a lungo andare delle malattie, delle insorgenze di malattie, causano il cancro e pertanto giustamente le istituzioni europee si stanno più interessando a questo fenomeno. Ci sono numerose normative in merito e tutte vanno verso la direzione della diminuzione dei pesticidi. Io credo che la strada è ancora lunga da percorrere, però è una strada che deve assolutamente essere percorsa in fretta. La salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente non a prezzo è una cosa importantissima, fondamentale e per questo mi sto impegnando in Commissione Ambiente del Parlamento Europeo per raggiungere questi importanti obiettivi.